Un minuto di silenzio per le vittime in Ucraina, seduta straordinaria del Consiglio regionale. Il presidente Giani annuncia che la Toscana si sta preparando all'accoglienza dei profughi. Gonfalone d'argento all'Associazione Rondine, l'onorificenza regionale consegnata al presidente della Cittadella della Pace di Arezzo, Franco Vaccari. Custodi della montagna, approvata la legge che mira a limitare lo spopolamento e favorire il lavoro nelle zone montane. Renzo Fanfani, il prete operaio, presentato il libro di Paola Sani che ripercorre la vita del sacerdote fiorentino. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale si è riunito martedì 1 marzo in seduta straordinaria per condannare l'intervento militare russo in Ucraina. In apertura di seduta è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime della guerra. Sentiamo cosa ha dichiarato al termine il presidente della regione. Sono molto soddisfatto. Ieri sera parlavo con il presidente Fedriga, tutte le regioni stanno cercando di agire con unità e la Toscana oggi ha fatto la sua parte con una risoluzione che da un lato si esprime con una valutazione di assoluta condanna verso quell'aggressione che Putin ha animato verso un popolo che in modo democratico si era scelto i propri organi di governo, che stava vivendo il suo percorso di sviluppo e di crescita e che senza giustificazioni plausibili è stato aggredito e invaso, come purtroppo nella peggiore tradizione che la storia ci insegna, penso all'aggressione dei Sudeti nel 38-39 da parte di Hitler. È evidente che noi dobbiamo essere molto attenti come Europa alla situazione in Ucraina, perché l'Europa vive l'Ucraina come il baricentro, il cuore del vecchio continente. E l'identità dell'Ucraina come popolazione e come nazione assolutamente indipendente da qualsiasi gioco, a partire da quello prima sovietico, oggi di aggressione russa, è palese nel comportamento, nelle dichiarazioni, nei modi di essere. Ecco quindi oggi la necessità di lavorare per accogliere gli ucraini profughi. Il ragionamento che sempre più si fa è che arrivano in queste interminabili code al confine le famiglie ucraine, di qua dal confine viene la moglie e i figli, di là il padre che li ha accompagnati prende parte per combattere. È qualcosa di commovente, come qualcosa di drammatico vedere i bombardamenti che abbiamo visto sulla televisione anche stanotte. E quindi dobbiamo essere davvero vicini a queste famiglie, saranno in prevalenza donne e bambini che arriveranno. Noi li accoglieremo negli alberghi sanitari. Ancora, diciamo così, il senso dell'accoglienza si è sviluppato nei paesi confinanti e conseguentemente Polonia, conseguentemente la Romania. Non c'è ancora un vero e proprio arrivo di ucraini. Non ci dobbiamo aspettare una situazione tipo quella dell'Afghanistan, quando eravamo con i nostri aerei a organizzare l'arrivo e quindi ben a programmare. Ce li dobbiamo aspettare da un momento all'altro, perché magari arrivano con un pullman che chissà chi guida, con forme assolutamente non conosciute con cui arrivano qua, ma a quel momento dobbiamo essere pronti. E noi, utilizzando quelle strutture che avevamo fatto per l'isolamento dei malati di Covid, ma il Covid sta sempre più decrescendo e quindi non vi è questa utilità, le utilizzeremo per i profughi. Devo dire che sta scattando anche nella popolazione civile toscana un grande moto di solidarietà. In ogni città si sta organizzando il deposito per i viveri e i beni da portare in Ucraina. In ogni città vi sono ucraini, spesso in ruoli silenziosi, la badante, che si è però fatta talmente ben volere che anche nella cerchia di persone e di famiglie amiche si offre l'appartamento. Finora, quando sono arrivati, non c'è stato bisogno di intervento pubblico. Gli ucraini, o per ricongiungimento familiare o per ospitalità spontanea di famiglie, sono stati sistemati. Ma sono davanti a tutti le conseguenze che si possono creare nel momento in cui si limitano le esportazioni, in cui non vi sono più le tranquillità per flussi commerciali normali. Però io voglio essere chiaro,
anche il solo mettere all'ordine del giorno della stampa, del dibattito, le conseguenze economiche come primo punto porta a un'informazione distorsiva. Oggi noi dobbiamo dire che i diritti che nascono dal desiderio di libertà, di democrazia, di autodeterminazione dei propri governanti, sono diritti non negoziabili, passano prima a tutto. Se c'è da fare sacrifici, noi li facciamo, perché un popolo come il nostro, di 49 milioni di persone, che è il popolo più antico fra i popoli di origine slava del centro e del nord Europa, è stato messo di fronte a un'aggressione brutale di un dittatore che senza giustificazioni ha voluto fare una scelta militare, e l'Italia, che nella propria Costituzione dice ripudia la guerra, non può accettare passivamente una cosa del genere. Voltiamo pagina, cambiamo argomento. Il Consiglio regionale ha conferito l'onorificenza del gonfalone d'argento all'Associazione Rondine Cittadella della Pace, che da anni in provincia di Arezzo ospita studenti provenienti da paesi dove sono in corso conflitti militari. A ricevere il gonfalone è stato il presidente dell'associazione, Franco Vaccari. Ma è un grande riconoscimento, perché Rondine da 25 anni parla toscano. Quindi in tutto il mondo, quando andiamo, si vede, si coglie immediatamente l'interesse per un'esperienza che è in Toscana e parla il linguaggio della cultura toscana. E nelle interlocuzioni che hanno fatto crescere Rondine con oltre 30 paesi del mondo c'è questo riconoscimento. E con la Regione abbiamo fin dagli inizi collaborato per la nascita e lo sviluppo di Rondine, però oggi questo è un riconoscimento che sancisce un lungo percorso fatto insieme, ma soprattutto rilancia verso il futuro, verso le sfide che abbiamo davanti a noi. Ma è un gesto bello e io sono emozionato, tanto emozionato. È uno dei momenti più importanti dall'inizio di questa legislatura. Avevamo pensato a tutto questo il 18 di febbraio, quando abbiamo visitato insieme ad alcuni colleghi l'esperienza di Rondine, che mi ha toccato il cuore. È un'esperienza grande, un'esperienza che però in questi giorni, proprio in cui i valori della nostra democrazia sono stati toccati in maniera così forte dall'attacco della Russia all'Ucraina, abbiamo deciso di velocizzare la scelta della consegna di questo gonfalone d'argento per dare una risposta, un segno forte verso costruttori di pace, come le tante ragazze e i tanti ragazzi che vengono da luoghi di conflitto e che invece insieme, dopo un percorso importante, guardate, all'inizio faticano anche a voler lavare i panni nella stessa lavanderia, a guardarsi negli occhi, c'è la costruzione del nemico per come gli viene raccontato, invece in questo percorso, in questo viaggio, un viaggio grande, un viaggio bello, vengono formate persone che vanno e ritornano come la rondine nel loro territorio per portare la pace. Io mi auguro che questo luogo, un luogo che è cresciuto tanto in questi 25 anni, che forma le ragazze e i ragazzi anche delle nostre quarte classi possa diventare ancora qualcosa di più grande, possa formare anche ragazze e ragazzi di tutta Europa. Era un sogno che aveva anche David Sassoli e mi piacerebbe che insieme potessimo sostenere questa iniziativa. Rondine sempre più un luogo di pace, Rondine un luogo della bellezza e della grandezza della Toscana portata fuori dai nostri territori, portata anche in Europa. Voltiamo ancora pagina. Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge sui custodi della montagna allo scopo di limitare lo spopolamento e favorire il lavoro nelle zone montane. Sentiamo le interviste dei capigruppo del Partito Democratico Ceccarelli e di Italia Viva Scaramelli. Con la proposta di legge custodi della montagna questa mattina abbiamo dato centralità nel dibattito a dei territori che, pur componendo grande parte della nostra regione, sono o si sentono dimenticati. Territori che hanno sofferto e soffrono dello spopolamento. E lo spopolamento è sinonimo di abbandono, è sinonimo di degrado ambientale, paesaggistico, sociale. Quindi dobbiamo mettere in atto delle misure che
invertono questa tendenza e che consentono di poter rimanere a vivere in montagna, di poter custodire un territorio che è un territorio bello e importante anche per chi abita in pianura. Con questa proposta di legge, che è diventata legge, noi abbiamo proposto una misura concreta, la possibilità di dare contributi per 5 anni a chi aprirà delle attività economiche o a chi già ce le ha e le vuol riqualificare in montagna, sopra 500 metri, con una attenzione particolare ai giovani sotto a 40 anni e con la possibilità di stipulare un patto di comunità. Vale a dire, chi ha o apre un'attività economica può stabilire una convenzione con il comune che lo obbliga, gli consente di fare delle attività di custodia del territorio o di attenzione di custodia sociale nei confronti della popolazione, che è spesso una popolazione anziana. Certo, è un tassello di un'attenzione di provvedimenti che la Regione ha già iniziato a produrre e che dovranno anche essere oggetto di attenzione e di priorità per il futuro. Ma in questo modo siamo passati dalle parole ai fatti con una misura concreta che speriamo noi possa dare un contributo alla montagna e a chi ci vive. Una legge importante a sostegno della montagna, dove le persone diventano custodi della loro stessa terra, una terra d'origine che molte volte è anche un elemento identitario, culturale, di appartenenza, dei contributi che verranno elargiti alle imprese che nasceranno nelle realtà di montagna o che vorranno ristrutturarsi. Molte volte possono essere anche giovani che scelgono come scelta di vita di aprire un'attività e ne diventano custodi, possono fare dei patti di comunità con le loro città, con le loro montagne, e questo sarà un elemento discriminante, un contributo a fondo perduto che può fare la differenza quando nei piccoli territori magari si decide se chiudere una sala cinesca o tenerla aperta o se si decide di investirci. Questo è un elemento di grande novità e quindi noi riteniamo che questa legge, che promuove di fatto il sostegno e la vita nelle montagne della Toscana, possa essere e dare delle grandi opportunità per tutti coloro che decideranno di aprire una nuova impresa o che decideranno di ristrutturarla o che decideranno magari di trasferirsi o di continuare a vivere. Molti ragazzi e ragazze si sentono custodi delle loro montagne e con questa legge consentiamo loro di realizzare il loro sogno. Chiudiamo con un libro che è stato presentato in Consiglio regionale, il libro Renzo Fanfani, prete operaio di Paola Sani, che ripercorre la vita del sacerdote fiorentino che diventò operaio per vivere l'esperienza del Vangelo nel mondo del lavoro. La presentazione c'è stata la presenza del Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sentiamo l'intervista. È la storia di un prete operaio e dei preti operai italiani, possiamo dire, che hanno saputo mettere insieme Vangelo e Costituzione, due elementi estremamente difficili, importanti, che sono stati insomma faticosi, diciamo così, da portare avanti, ma che loro con la loro vita hanno messo in atto. La storia è quella di uomini preti che hanno deciso di entrare nel mondo del lavoro e hanno scelto questo ambito per stare accanto agli ultimi. Credo che ancora oggi questa storia ci parli, perché abbiamo bisogno, il tema del lavoro, come sapete, è un tema che ancora è sul tavolo, purtroppo, dei drammi sociali e umani, e ancora non è stato risolto, comunque tanti sono i diritti che vedono ancora arretrare la vicenda del lavoro. Credo che ancora oggi ci sia bisogno di queste testimonianze, credo che sia importante che continuino a camminare su gambe di altri e che il messaggio che ne viene fuori sia forte, perché comunque insomma la fede e la fede in Gesù, la fede nel Vangelo e la Costituzione possono essere due maniglie a cui fare riferimento e per i nostri tempi, che indirizzano anche il domani. È bello oggi poter ospitare qui in Consiglio regionale la presentazione di un libro scritto da Paola Sani, che racconta la storia di un grande uomo, di Don Renzo Fanfani, del prete operaio, sempre in prima linea in tutte le battaglie più importanti per il suo territorio. Un uomo attento agli ultimi,
un uomo che ha incarnato un modello per tante ragazze e per tanti ragazzi, un esempio anche per noi nelle istituzioni, ed è bello che oggi insieme a noi a presentare questo libro ci sia anche un amico di Don Renzo Fanfani, il Cardinal Bassetti, che ringrazio per la presenza e la partecipazione, che attraverso anche il suo racconto personale dà più forza a questa storia, una storia che dovrebbero conoscere molto di più le ragazze e i ragazzi della nostra Toscana, perché è un esempio di cosa vuol dire essere toscani e di rappresentare quei valori di libertà e quei diritti che sono alla base dell'essere cittadini della nostra regione. Questa presentazione del libro sulla vita di Don Renzo Fanfani, che è stato compagno di seminario del Cardinal Bassetti, in questo periodo assume un valore ancora maggiore, perché Don Renzo ha fatto della sua vita una testimonianza di vicinanza agli ultimi, ai più bisognosi, e di grande battaglia per la pace nel mondo. Nel 93 andò in Bosnia e Erzegovina quando c'era la guerra dei Balcani, quindi questa presentazione è un modo per ricordare una figura importantissima del nostro territorio, un modo particolare di fare evangelizzazione e un grande messaggio di pace del quale tutto il mondo oggi ha assolutamente bisogno. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.